Dice, prima di tutto voglio ringraziare il Signore Gesù perché Lui ha fatto meraviglie nella mia vita. Alleluia. E io credo che tutto ciò che il Signore ha permesso è stato per avere una grande esperienza con Dio. Perché non è facile rimanere in un luogo dove ci sono tante oppressioni. Allora io ho dovuto adattarmi in un certo senso a essere padre, madre per le bambine. Estava numa situação que espiritualmente não agradava assim a Deus, né? Porque me sono trovata, diciamo, numa situação difícil. Então, Deus tem feito maravilhas. Mas Deus ha fatto meraviglie. Quando eu não imaginava, o Senhor ele fez o mover dele, supriu toda a necessidade. Dove eu não me lo aspettavo, Deus ha fatto delle cose per provvedere ogni bisogno. Aleluia. 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 Grazie. O que aconteceu, não gosto nem de lembrar do passado, porque... Eu não voglio neanche ricordare il passato, perché... Fica para trás, né? Perché rimane indietro. Mas eu quero agradecer a Deus pelo que Ele fez. Mas eu voglio ringraziare il Signore per ciò che ha fatto. Aleluia. E glória a Deus, era o que eu mais pedi ao Senhor, né? Para que... Elas pudessero stare sempre con me. Perché gloria a Dio era quello che io chiedevo sempre al Signore, che le nostre bambine potessero essere qui insieme a noi. Perché io voglio che elas crescano nella presenza del Signore. Perché io voglio che loro crescano nella presenza del Signore servendo Dio. Alleluia. E che tutto quello che acontece nelle nostre vite, la clami sempre a Gesù Cristo. E che in qualunque circostanza che possa avvenire nella nostra vita, loro possano sempre invocare il nome di Gesù Cristo. Io credo, se Dio permette, che stiamo qui. Perciò se Dio permette, vuole che siamo qui. Loro saranno due grandi missionarie del Signore. A pregare, gloria. Per predicare, evangelizzare la parola del Signore Gesù. Io sto molto felice mesmo também, senti molta falta dei miei irmãos. Io sono molto felice di essere qua, ho sentito molta mancanza. E dei fratelli mi siete mancati. Quando mi stavo già abituando al freddo dell'Italia. Quando volto agora começou o calor, né, in Brasile, perché sta molto quente. Perché in Brasile adesso diciamo è molto caldo. Molto, molto, molto. E agora qui è un poco. Adesso qui per me è ancora un pochino così. Ma io credo che tutto sta dando sempre. Ma io credo che tutto sarà messo a posto nel nome del Signore. Perché io so che è un po' difficile. Bisogna abituarsi, io so che all'inizio per loro è un po' difficile. Perché là nella chiesa partecipavano, perché là nella chiesa loro diciamo partecipavano così, nel gruppo dei bambini. Lodavano, eccetera, eccetera. Ma io credo che anche Gesù la capacità te è abbensuata di Jessica nel Polino. E io credo che il Signore qua ci darà le capacità anche a Jessica, potrebbe aiutare un po' per fare, per essere un aiuto per le bambine. Sì, perché io credo che il Signore vai. Perché io credo che il Signore vai nos aiutare, vamo essere una famiglia sempre benedetta. Ci aiuterà e noi saremo una famiglia sempre benedetta da Dio. Alleluia. Grazie. Grazie a Dio. Amen.